Siamo in piazza perché 657 studenti sono rimasti senza alloggio anche se ne avevano diritto in base alle graduatorie ADISU. In questo momento ci stanno scrivendo studenti che dormono in macchina, studenti che non sanno più dove dormire, dormono in aule studio e di fronte a tutto questo dobbiamo assolutamente mobilitarci. Siamo qui anche perché la crisi abitativa che si è creata a Perugia sta facendo sì che i prezzi siano saliti alle stelle, ci sia poca disponibilità, tutte le persone che vogliono veramente studiare a Perugia non possono farlo. Abbiamo messo le tende come gesto simbolico, ma non solo, perché veramente queste situazioni sono al limite dell'assurdo e dormire in tenda è un gesto che appunto poteva rappresentare al meglio questa situazione. Dormiremo in macchina stanotte in sostegno a questa ragazza che ci ha scritto e continueremo a farci sentire fino a quando non si muoveranno le acque. Oggi siamo qui per denunciare i disagi che sono stati creati da alcuni errori delle graduatorie ADISU. 69 studenti delle magistrali Unistra sono risultati esclusi perché è stato raccolto un dato sbagliato riguardo l'immatricolazione. Ma l'unica soluzione trovata nella prima fase, dopo l'uscita delle graduatorie, è stata semplicemente scaricare la colpa all'università e l'università all'ADISU, senza trovare una vera soluzione. Il problema ovviamente è stato risolto, ma quello che io voglio denunciare è il modo e i tempi che sono stati necessari appunto per risolvere questo problema. Il problema però più grave è che per via del fatto che molti gli studenti Unistra sono risultati esclusi, non soltanto non hanno potuto usufruire della mensa, ma non hanno potuto accedere alle graduatorie per il cambio posto letto. Non siamo qui soltanto per dare colpe, ma anche per dare delle soluzioni e richiamare l'attenzione della regione, delle istituzioni e delle università, perché in quanto università per stranieri abbiamo veramente tantissimi studenti che vengono da ogni parte del mondo e che non hanno l'opportunità e modo di trovare casa e alloggio. Stanno dormendo in auto, nelle aule studio o in quattro in un letto appoggiandosi negli appartamenti di persone conosciute a casa.